Oggi la Sicilia si è svegliata ancora una volta zona arancione. Aumentano ancora i contagi in provincia di Ragusa. Preoccupazione a Scicli e Santa Croce. Nuove chiusure che provocheranno un buco economico di oltre 5 milioni di euro nel solo territorio ibleo. E l'allarme che arriva da Confcommercio Ragusa. Non meritavamo l'arancione. Una gioielleria di Corso Umberto a Modica, presa di mira dei ladri questa notte. Sarebbero entrati dalla finestra posteriore, saccheggiati tutti i gioielli esposti in vetrina. Cinque cuccioli di cane salvati ai carabinieri di Modica da una fine orrenda. Le loro foto, mentre vengono allattati dai militari, diventano virali su internet. Buongiorno e bentrovati, apriamo il telegiornale con il notevole aumento dei contagi in territori ibleo. Scicli e Santa Croce sono i due comuni che continuano a primeggiare nel bollettino provinciale. Caltanissette rischia adesso la zona rossa. Intanto il governatore Musumeci e l'assessore Razza hanno inaugurato ieri il nuovo hub vaccinale al vecchio ospedale civile, sentite. Continua a salire la curva dei contagi in territorio ibleo. Complessivamente sono 522 positivi rispetto ai 514 di sabato. Di questi 482, 9 in più rispetto al bollettino dei giorni passati, si trovano in isolamento domiciliare. 8 alla RSA di Ragusa e 32 ricoverati nei reparti Covid degli ospedali Guzzardi e Giovanni Paolo II. La situazione dei contagi è la seguente. Acate 54, Chiaramonte 2, Comiso 16, Giarratana 5, Ispica 29, Modica 24, Monterosso Almo 3, Pozzallo 14, Ragusa 106, Santa Croce Camerina 51, Scicli 114 e Vittoria 64. In 1017 si sono presentati nella postazione di Modica, dove non è stato trovato nessun positivo. Due contagi sono stati invece rilevati a Pozzallo, una a Vittoria e una a Comiso. Il notevole incremento dei positivi registrato a Santa Croce Camerina ha portato il sindaco Giovanni Barone ad emanare un'ordinanza con la quale chiede la chiusura di parchi pubblici fino a giovedì 18 e le scuole fino a sabato 20. Parlando di regionale, giunge notizia che la città di Caltanissetta ad oggi conta 209 casi, 2 le persone in terapia intensiva, 23 i ricoverati nei reparti di malattie infettive, 183 i cittadini in isolamento domiciliare. Adesso Caltanissetta rischia la zona rossa. Da ieri il vecchio ospedale civile, svuotato dopo il trasferimento dei reparti al Giovanni Paolo II, riapre per l'hub vaccini Ragusa. L'ala est della struttura, fino a qualche anno fa occupata dalla medicina, è stata infatti allestita in un'operazione diretta dal Dipartimento regionale di protezione civile a stretto contatto con l'ASP di Ragusa. Circa 65.000 euro l'importo dei lavori iniziati il 1 marzo e consegnati sabato. Il presidente della regione Nello Musumeci, ieri in visita nel nuovo hub vaccini Ragusa, ha tracciato il punto sulle strategie messe in atto dalla regione, invitando la popolazione siciliana ad avere fiducia nella sanità. Una campagna vaccinale che procede nonostante il blocco della fiale, che ha rappresentato un ulteriore ostacolo da superare, ha dichiarato il presidente. L'hub è operativo e rientra nella strategia regionale di accelerazione della campagna vaccinale con 8 hub dislocati nel territorio siciliano. Oggi quindi primo giorno di zona arancione, la Confcommercio prevede perdite di circa 5 milioni di euro nella sola provincia di Ragusa per i comparti turistici e ricettivi, ma il punto non è servizio. Secondo le nostre stime, afferma Confcommercio, il semi-lockdown di marzo-aprile in provincia di Ragusa causerà una perdita di oltre 5 milioni di euro, un terzo dei quali è relativo al solo comparto degli alberghi e ristoranti. Solo nella ristorazione, tra marzo e le giornate di Pasqua, andranno persi circa 1,2 milioni. Tra gennaio e febbraio c'è stato un crollo di presenze sul territorio provinciale, sebbene ci trovavamo ancora in bassa stagione, senza dimenticare il dramma vissuto da tutto il comparto della cultura e del tempo libero, cinema, teatri, spettacoli e concerti, che già ha perso qualcosa come 1,5 milioni di euro nel solo 2020. E quanto afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti a commento della gravità della situazione. E Manenti poi aggiunge: non sembra esserci altro rimedio che le chiusure in attesa della vaccinazione di massa. L'incognita delle varianti Covid è preoccupante ed è necessario
accelerare la campagna vaccinale. Occorrono vigilanze e azioni rigorose e mirate contro la pandemia, perché le imprese del terziario non possono andare avanti così con il sistema generalizzato delle più chiusure ormai insostenibile. Aumentano i rischi di cessazione definitiva delle attività e conseguenti perdite di occupazione, senza contare che registriamo ancora forti ritardi per gli indennizzi legati ai precedenti lockdown. Per il presidente Manenti, dopo un 2020 drammatico, con crolli verticali di fatturato e la chiusura definitiva di tantissime imprese, è evidente che oggi il contrasto al Covid e la difesa del tessuto produttivo sono le priorità da seguire, tenendo insieme salute e ripresa economica. Questo significa lavorare affinché, nel pieno rispetto delle norme e delle regole di salute e sicurezza, siano rivisitate tante restrizioni settoriali allo svolgimento delle attività. Per quanto riguarda poi i provvedimenti in arrivo, servono indicazioni chiare e occorre rafforzare la dotazione finanziaria per ristorare le ulteriori perdite di fatturato, superando il meccanismo dei codici Ateco. Occorre che il decreto sostegno ridia realmente ossigeno alle imprese e non arrivi fuori tempo massimo. Un episodio che risale a circa 2 settimane fa, ma di cui in questi giorni se ne è parlato parecchio. 5 cuccioli sono stati gettati via, ma salvati dai carabinieri di Modica. 2 cagnolini sono stati già adottati, gli altri 3 sono ancora affidati al canile comunale di Modica e al rifugio di Giulia. Sentite. Nulla accade per caso. È una storia a lieto fine, quella registratasi circa 10 giorni fa. I carabinieri di Modica hanno salvato 5 cuccioli che stavano andando incontro ad un triste destino. I fatti si sono registrati settimane fa, ma sono stati comunicati nella giornata di sabato grazie ad un post su Facebook nella pagina ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Questi 5 cuccioli, dall'inizio drammatico, dopo essere stati gettati, probabilmente dal finestrino di un'auto, devono ringraziare il destino che gli è andato incontro. Erano le 5 del mattino, quando la volante dei carabinieri si è trovata a passare proprio su quella strada. Non hanno esitato un solo secondo a portarli con sé in caserma e accudirli con le prime cure. Il gesto di questi 2 carabinieri è stato apprezzato non solo dal rifugio sanitario, non solo dalla popolazione di Modica, ma anche dal premier Salvini e dalla deputata Giorgia Meloni, che sui loro profili social hanno ringraziato i carabinieri di Modica per questo bellissimo gesto, ma sono anche arrivati a chiedersi come si possa arrivare a così tanta crudeltà. I cuccioli sono stati affidati al canile comunale di Modica e al rifugio di Giulia. Immediata la risposta dei modicani, che si sono proposti molti all'adozione dei cagnolini. Dal canile hanno infatti comunicato che 2 cuccioli sono stati già adottati, mentre gli altri 3 sono in attesa ma ospiti ancora all'interno della struttura, dove stanno godendo di tutto l'affetto e le cure necessarie per la crescita. Una storia fortunatamente finita bene, ma che tralascia comunque un certo amaro in gola. Sono sempre più quelli che maltrattano o abbandonano gli animali. Questa condotta è un reato punito dal codice penale con l'arresto fino a 1 anno e una sanzione economica dai 1.000 ai 10.000 euro. Nonostante questo, le denunce, quindi di conseguenza le indagini e le condanne, sono ancora pochissime e il reato sembra quindi non avere una reale efficacia deterrente. L'abbandono di animali è un reato in Italia da circa 15 anni, mentre prima era punito solo con sanzioni amministrative. La legge 189 del 2004, articolo 1 del comma 3, ha introdotto il nuovo articolo 727 del codice penale, che punisce l'abbandono di animali. La stessa pena è prevista anche per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Si parla qui di arresto e non di reclusione, e di ammenda e non di multa, perché il codice penale qualifica l'abbandono di animali non come un delitto, cioè la forma più grave di reato, ma come una contravvenzione. E adesso una notizia: sono entrati da una finestra posteriore smontandola completamente ladri che hanno ripulito una orificeria di Corso Umberto a Modica. Hanno agito nella notte tra domenica e lunedì malviventi. Una volta all'interno hanno portato via tutti i gioielli esposti in vetrina per svariate migliaia di euro. Se ne è accorto all'apertura il proprietario, al quale non è rimasto altro che chiamare la polizia. I malviventi non hanno toccato solo la cassaforte. Ci spostiamo a Vittoria, dove i carabinieri hanno recentemente rinvenuto all'interno di un garage diversa arma furtiva, rubata qualche giorno prima in aziende agricole. A commettere i furti erano stati un gruppo di rumeni.
Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa nel territorio del comune di Vittoria. I militari hanno svolto mirati servizi con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Carabinieri Sicilia, finalizzati al contrasto, alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti nelle aziende agricole del comprensorio, che in quest'ultimo periodo hanno visto intensificarsi i saccheggiamenti. All'esito di serrati controlli e rastrellamenti effettuati dai reparti operanti, nella giornata di mercoledì 10 marzo i carabinieri hanno rinvenuto, occultati all'interno di un garage pertinenti alle abitazioni di alcuni cittadini rumeni di età compresa fra i 21 e i 42 anni, un trattore marca Antonio Carrao, privo di targa e carta di circolazione, motoseghe di varie marche, flaconi e sacchi di fitofarmaci di diversa capacità e marchi, bobine di rete plastificata per serre per 100 metri ciascuna. Al termine delle perquisizioni, considerati gli elementi raccolti fino a quel momento, i carabinieri di Vittoria hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso due rumeni che non hanno saputo fornire la provenienza del materiali rinvenuti, e inoltre uno dei due cittadini anche per il reato di illecito smaltimento di rifiuti, poiché in un'area di circa 200 metri quadrati all'interno della propria azienda agricola aveva realizzato una discarica abusiva dove depositava materiale proveniente dalla lavorazione agricola e domestica, quali plastica, piante secche, contenitori di polistrolo, bottiglie in plastica e di vetro, nonché fusti vuoti di diserbanti. La refurtiva e la discarica sono stati posti a sequestro. Ora i carabinieri cercano i legittimi proprietari degli oggetti rinvenuti, che siano in grado di dimostrare di essere i titolari dei beni, e per il trattore è stato interessato il costruttore per risalire al legittimo proprietario dello stesso, e si invitano gli aventi diritto a presentarsi al comando della compagnia dei carabinieri di Vittoria, portando a seguito copia della denuncia di furto ed eventuali fotografie degli oggetti sottratti necessari per effettuare il riconoscimento della merce ed avviare l'iter per la successiva restituzione. Lutto nel mondo del giornalismo e della diocesi per la scomparsa questa notte del giornalista Silvio Biagio. A ricordarlo proprio la diocesi di Ragusa, dove Biagio ha lavorato raccontando sin dai primi numeri la storia del giornale diocesano. È stato un riferimento sicuro, un maestro che ha saputo trasmettere il suo modo semplice, schietto e generoso di vivere, l'esperienza di fede nel confronto con i fatti che la vita ci offre ogni giorno. La sua testimonianza non è venuta meno neanche nei giorni della malattia, che ha affrontato con dignità e coraggio. Adesso parliamo di moda e di una sfida che, nonostante la pandemia, non frena il successo del noto marchio Emilio Schubert, che già da qualche anno ha puntato sulla Sicilia e su tutto il meridione. Adesso nuove scommesse con una vasta gamma di scelte, il servizio del nostro ufficio marketing. È una sfida alla vita quella di Elena Perrella, direttore creativo del noto marchio Emilio Schubert. Un ritorno alle emozioni, l'eleganza non deve essere dimenticata nonostante il periodo pandemico. I giovani hanno bisogno di un punto di riferimento, di una storia, ed Emilio Schubert è l'emblema del Made in Italy. E questa è una seconda sfida, non è la prima su questo marchio, però guarda caso, da quei momenti della Hollywood sul Tevere negli anni 50, dove Emilio Schubert legava la moda al cinema e vestiva le donne più belle del mondo, siamo ad oggi, dove dopo una pandemia, dopo quello che stiamo vivendo, forse abbiamo bisogno proprio di un Emilio Schubert. Emilio Schubert, che poi alla fine è stato un precursore, è stato il primo ad aver comunicato veramente la moda, ha portato fuori dalle sartorie italiane, sulle passerelle, le più belle donne a sfilare per noi oggi. E il progetto continua in questo modo, continua anche oggi nell'ambito di un total look, come lui stesso aveva proposto. E c'è da dire, ci tengo molto a dirlo, che proprio questo suo total look, che era stato portato avanti dagli anni 50 fino agli anni 80, Schubert è stato definito il Dior italiano. Ed è un progetto con un collezionista di arte, è nato questo progetto, questo nuovo profumo, che dovrebbe parlare alle giovani generazioni, per essere più un progetto di design.
La bottiglia, insomma, è una bottiglia che si riesce a tenere nella mano, quindi comunica è mio e lo voglio possedere. E così questo scatolo che alla fine fa piacere alle donne avere, no? Perché una volta aperto si può tenere per i propri gioielli, quindi è un oggetto, è come se avessimo due oggetti in uno. Ed è una scatola molto importante, realizzata fatta a mano, quindi con un'artigianalità, ma l'essenza è un eau de parfum molto persistente, nuovo, è la vera novità di questo profumo. Per cui, insomma, ci piaceva essere contemporanei e quindi inserire un nuovo profumo di Schubert, quasi a dire Schubert, che è stato un precursore negli anni 50, lo è anche oggi. Emilio Schubert è un sogno che ritorna per dare comunque alle donne quest'idea di bellezza eterea, bellezza classica e contemporanea, un connubio comunque di moda e stile che, essendo sopravvissuto e vissuto durante gli anni del dopoguerra, oggi ci ritroviamo dopo una pandemia, chiusi nelle quattro mura della nostra stanza, quindi abbiamo perso quell'idea di vestirci con atmosfera, di creare intorno a noi quella magia che può creare comunque un abito. Oggi ci si veste per andare al lavoro, non ci si veste più per andare a un cocktail, a un teatro, per andare comunque a un cinema. È un anno che abbiamo perso praticamente questa cosa, e questo ci rende un pochino tutti con la stessa divisa di tutti i giorni, cosa che invece la moda va a rompere. E quindi avere un'atmosfera quando ti vesti e creare intorno a te un sogno, un po' di magia, è questo che vuole dare la moda, ed Emilio Schubert è nato per questo e ritorna in questa epoca per questo. I profumi sono la leggerezza di Emilio Schubert, sono il mondo sottile dove praticamente una donna entra in una stanza e quando va via non viene dimenticata e non riesce a capire il perché comunque lascia una scia di un profumo unico, che è quello di Emilio Schubert. E ora lo sport con la Volley e l'Avi Mecmodica, che nulla ha potuto ieri fuori casa contro Alba Pineto. Risultato finale di 3-2 dopo una partita combattuta fino all'ultimo. Una gara al cardiopalma, quella tra Avimec, Volley Modiche e Alba Pineto. Le due formazioni dimostrano di essere squadre di alto livello e di meritare la parte alta della classifica. Una sfida che inizia con i padroni di casa decisi a dimostrare la propria superiorità tra le mura amiche, con gli ospiti che ribaltano e vanno vicini alla vittoria due volte tra 4-7 e tie-break. Il finale, tuttavia, decide 3-2 con Pineto che porta a casa il bottino maggiore. Il primo set vede la formazione di casa piena protagonista dopo un inizio deciso con un vantaggio iniziale di 4-1. Si gioca punto a punto con Modica che prova a resistere e recuperare, ma restano sotto fino al 21-15, che sembra già una sentenza. Una giocata in cui i padroni di casa sono in grande forma e riescono a chiudere la prima fase delle ostilità con un netto 25-18. Il secondo set inizia proseguendo a larghi tratti con un punto a punto che però dà un'immagine di Modica molto più decisa in campo. Bush e compagni sono sempre attivi e si fanno trovare pronti su ogni palla. Il set sembra avere un'inerzia ben precisa che si concretizza sotto i colpi dei biancazzurri siciliani con il punteggio finale 19-25, a dimostrazione di come la squadra di Bua sia ancora viva. Il terzo set vede già un punto in questa gara. La formazione inizia come aveva chiuso il set precedente, vincendo dopo un punto a punto che la vede sempre avanti. Riesce ad allungare e a gestire un buon vantaggio per larghi tratti fino al recupero di Pineto e al 23-24, ma la formazione della Contea vuole chiuderla senza rischiare e con determinazione porta a casa un 23-25. Il quarto set sembra avere il piglio del precedente con un punto a punto che questa volta indispettisce Bua, che non apprezza i punti regalati e i continui pareggi da parte della formazione casalinga. Dopo un iniziale 12-12, la squadra di casa decide di salire in cattedra ed
di spingere sull'acceleratore fino al 18-13. La gara prosegue con Chillemi e compagni che riescono a spingere fino al 24-23, ma anche in questo caso la formazione che si trova avanti di un solo punto riesce a portare a casa l'intero bottino, 25-23. Il tie break è una carambola di emozioni. Modica si porta avanti fino al 3-5 e continua mantenendo il vantaggio fino all'8-10. La preoccupazione principale per la formazione ospite arriva sull'11-12 con le due formazioni ormai troppo vicine e con una gara troppo altalenante per capire chi delle due formazioni porterà a casa la vittoria. Dopo un continuo ribaltare colpo su colpo, la formazione di casa riesce però a chiudere il match con 17-15. Bene, è tutto, il telegiornale termina qui. Grazie e buona giornata.